Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Allora, Paolo Novelli, che è insomma titolare di, com'era? Radio Novelli, com'è? Radio Novelli, che è una radio importantissima. Allora, raccontaci come... Radio Novelli non è solo una radio, lo so. È un negozio. Certo. E poi ha fatto una web radio che usiamo per diffondere i nostri contenuti all'interno del negozio e per poter raggiungere i nostri clienti con un sottofondo musicale che viene costantemente aggiornato da chi... per lavoro fa di questo, insomma. Beh, questo negozio, appunto, mi stavamo dicendo che ha 60 anni di attività. Sì, sì. Ma non tu, ovviamente. Beh, no, diciamo, hanno iniziato i miei genitori nel 56 e io ho portato avanti l'azienda fino ad oggi con un unico marchio e non aderendo mai a nessuna distribuzione o a catena distributiva, proprio perché abbiamo voluto trasformare il nostro negozio in un brand. Tanto è vero che poi e proprio in quest'anno arriviamo alla produzione della prima radio 4G che noi abbiamo qui alle nostre spalle, che è una radio che ha la caratteristica di poter funzionare sia con il wifi che con il 4G. E è dotata di un display e questo display è da 7 pollici capacitivo ed ha all'interno degli altoparlanti di 30 watt RMS per canale e ha come caratteristica quella di unire all'interno della radio le tecnologie che oggi sono separate, quella dell'FM, del DAB e del web, in un unico modulo radio che consente la fruizione del contenuto radiofonico che si sta ascoltando indipendentemente dal posizionamento dove ci si trova. Cioè io inizio la riproduzione di un'emittente radiofonica in DAB e quando finisce il segnale DAB si attacca automaticamente sul web e sull'FM, questo già esiste, ma quando anche l'FM cade, perché la radio in quel momento è locale, invece interviene il web e fa diventare la radio locale un network, perché continua a poter a riprodurre i contenuti radiofonici partendo da Roma arrivando a Berlino senza interruzione. Beh, questo è fantastico e ci fa capire innanzitutto qual è la tua idea del futuro della radio? Beh, diciamo, la mia idea del futuro della radio è quella di dargli la potenza del web e questo è stato possibile solo perché abbiamo integrato all'interno queste condizioni di utilizzo e abbiamo dato alla radio quelle potenze che gli hanno fatto superare il limite tecnologico che fino ad oggi aveva. Come si chiama questa radio? Si chiama Radio 4G, Radio Novelli, Radio 4G. 4G, quindi troviamo 4G per il futuro della radio. Immagino di sì, lo spero. Diciamo generosa? Beh, generosa. Geniale? Beh, generosa perché insomma in tutto il mondo, geniale. Ma non mi vengono le G, però direi libera soprattutto, no? Beh, la caratteristica è quella che riesce a dare all'ascoltatore la massima raggiungibilità di contenuti in qualsiasi condizione si trovi e abbattendo il limite infrastrutturale e anche geografico, perché con la 4G e il roaming io posso andare tranquillamente a Parigi ed ascoltare un'emittente italiana e poi direi internazionale, appunto la quarta G non c'è venuta con la G ma c'è venuta con la I. Senti, a proposito di futuro, so che mi devi raccontare anche qualcosa sugli algoritmi. Basta che non mi interroghi sugli algoritmi perché non so cos'è, però non mi interroghi, no? Prometti? No, certo. Ho pensato di dotare le emittenti web radio e di alcune funzionalità che sono descritte sui nostri siti e che consentiranno a loro di diventare più economicamente vantaggiosi e i loro clienti avranno funzionalità fino ad oggi mai ottenute. Immagina una condizione: mentre sto ascoltando una radio parte uno spot pubblicitario di un brand. Al momento in cui parte lo spot pubblicitario di questo brand appare un pulsante che consentirà all'ascoltatore di arrivare direttamente nella pagina del sito web dove è possibile acquistare quel prodotto del quale sta ascoltando la pubblicità.
Ma è fondamentale. Un just in time è importantissimo. Perché a volte capita a tutti noi, no? Di ascoltare una cosa interessante, sì, poi magari non hai scrivere e non lo fai. Oppure devi prendere un 199 a pagamento. No. Ma invece con questa modalità c'è un just in time e quindi si riesce a soddisfare l'immediatezza del desiderio. Quindi ancora una volta libertà e internazionalità. Senti, invece questa tua passione per la radio, insomma un po' è di famiglia, però penso che sia proprio anche personale, no? Beh sì, io diciamo sono molti anni che lavoro sul progetto, il primo brevetto depositato è del 2008, che è stato poi rilasciato nel 2011 e quindi ho sempre lavorato per arrivare oggi a poter presentare un prodotto come questo, 100% Made in Italy e con caratteristiche uniche che mai nessuna radio è riuscita ad avere, anche quella della potenza in watt, perché ha 30 watt RMS per canale, così come un bel impianto stereo, addirittura nel retro della radio voi potete vedere che ci sono dei connettori che gli consentono di poter inserire casse esterne come se fosse un impianto stereo, ma invece poi lo togli dall'alimentatore, lo porti via perché ha le batterie e riesce a dargli quelle condizioni di utilizzo che mai nessuna radio ha avuto per l'utilizzo in casa, per l'utilizzo outdoor. E la radio ha anche la possibilità di linkare sulle televisioni e quindi all'interno dall'home page vedrà che c'è un tasto TV, vede c'è un tasto radio, un tasto TV, ha un CD DVD, avrà un software che al momento in cui lei inserisce un CD apre tutti gli album dell'artista del quale lei ha inserito il CD e così per il DVD appariranno tutti i film che sono stati prodotti da quel regista o con quegli attori e tutte connessioni e tutte interconnessioni che noi facciamo normalmente già. Facciamo normalmente con il telefono, ma non abbiamo mai avuto la possibilità di avere magari con un CD, perché per farlo devo montarlo su un computer, ma se lo monto sul computer poi non ho le casse per ascoltarlo, ma se lo monto sul computer poi non ho la radio FM, c'ho la radio web, e insomma una complicazione. Invece tutte queste cose che ci sono, tutte esterne, le abbiamo unite in un unico dispositivo e messe a disposizione di un pubblico che immagino sarà felice di averlo. Che tra l'altro è un bellissimo oggetto anche. Beh sì, abbiamo fatto un design tra l'altro sempre tutto italiano, e in linea con i desideri attuali. Vede, abbiamo inclinato lo schermo per consentire un touchscreen più facilitato senza rischiare l'equilibrio della radio, gli abbiamo gonfiato un po' la pancia per consentire agli speaker di avere una potenza di fuoco molto elevata. All'interno monta due codex che aiutano il segnale della rete ad essere più qualitativo. E anche le casse sono italiane, KR, cioè un produttore italiano che fa casse in tutto il mondo. Più di questo io non ho saputo fare, mi auguro che sia abbastanza. Hai fatto tantissimo, dove te la porterai questa radio per ascoltare che musica? Io ce l'avrò sempre con me, anzi io la radio ce l'ho nella testa, non la posso togliere. Ma che tipo di musica ascolti? Ma io ascolto un po' musica, diciamo, italiana prevalentemente, perché mi piace raccogliere le emozioni dei testi e proprio per i testi vi annuncio che stiamo sviluppando un sistema che consentirà di poter far ascoltare la radio anche a chi non ha la possibilità di ascoltarla, cioè a chi non ha udito, ai non udenti. Bene, grazie tantissimo Radio Novelli e grazie. E baci in bocca al lupo. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.